ad un capitolo politico non con il del ritiro futuro, di Roberto Calisi si sfoltisce la rosa dei pretendenti alla poltrona di sindaco a Nocera Inferiore. Un secondo passo indietro dopo quello di Andrea Vagito, che potrebbe solo giovare al primo cittadino uscente. Manlio Torquato, però, dopo la benedizione di De Mita, che ricevette già 5 anni fa, avendo con sé l'UDC, si becca l'ironia social di Alfonso Schiavo, dal passato che torna con Alfonso Schiavo al nuovo che avanza con Manlio Torquato. Il candidato di Sinistra Nocerina, accusato di aver stretto accordi con Antonio Romano, si è tolto il sassolino dalla scarpa, commentando in questo modo una foto che ritraeva l'abbraccio tra i sindaci di Nocera e Nusco. Più che lotta di classe si potrebbe parlare di scontro anagrafico, insomma. Ma di nuovo, dal punto di vista politico, c'è davvero poco sulla scena nocerina. Forse si salva Mario Stanzione, anche se in passato pure è stato vicino a personaggi come Francesco Pionati. Alla corte del Ras Irpino c'erano anche i candidati Pasquale D'Acunzio e Franco D'Angelo, a cui però l'invito a convergere non è piaciuto. Il primo avrebbe la strada spianata per una candidatura autonoma con il centrodestra, avrebbe pure ricucito lo strappo dello scorso fine settimana. Il secondo vuole proporre un progetto civico centrista che differisca da quanto fatto finora da Torquato. De Mita ha però sferzato l'ex sindaco di fine anni Ottanta. D'Angelo è sempre candidato, ha detto, per lui è come un titolo onorifico. A chi si ostina a voler perseguire una strada in solitaria, il leader democristiano ha detto tranchant: se la situazione è quella che è, allora sono tutti fregati. I 5 Stelle attendono invece ancora la certificazione che in qualche comune salernitano è già arrivata. Nel frattempo si stanno preparando ad allestire il comitato elettorale che apriranno nei prossimi giorni in via Matteotti. Solo dopo l'ok di Beppe Grillo comunicheranno invece il nome del portavoce candidato sindaco. C'è infine Tonia Lanzetta, il suo nome circola da tempo, ma nemmeno c'è stata mai l'ufficializzazione.